di Callassiani, 2000 oggetti appartenuti al soprano per la gioia di melomani, studiosi e soprattutto direi feticisti. Enrico, ma fino a, al mese scorso a chi appartenevano questi oggetti ora messi all'asta? Dunque, questi oggetti hanno avuto... La Callas morta ormai da molto tempo. Infatti, è una storia che viene definita dai giornali tortuosa e infelice, la storia di questi 2000 oggetti. Infatti, non a Meneghini comunque, perché anche Meneghini parte, è morto ormai da un po'. Parte ancora a Meneghini, ma soprattutto erano rimasti a Parigi in mano di alcune case d'asta, poi bisogna capire... da più di vent'anni. No, sto pensando a Meneghini, forse gli eredi di Meneghini si erano deciso di disfarsi di queste, di queste cose. Che tra l'altro sono stati venduti a cifre astronomiche, dunque la Gepier, il piumino di cipria, calze, scarpe, pellicce, un arsenale da feticista è andato all'asta a Parigi, cimeli che fecero della Callas la divina, ma anche oggetti d'uso comune che l'accompagnarono poi giorno per giorno, suddivisi in 420 lotti e messi all'asta nella più, in alcune delle più importanti case d'aste, Drouot Montaigne. Effetti personali però uniti a oggetti più prosaici, tipo mestoli, cucchiai. Diciamo che la Callas amava fare le marmellate, perlomeno nei primi anni del suo matrimonio. Quindi... Dunque, tra le cose più prelibate, diciamo, la lettera di Visconti, una delle tante lettere scritte a Visconti negli anni 50, ogni lettera 6 milioni come partenza d'asta, poi gli occhiali in bachelite dalle lenti spessissime 18 milioni, il ritratto di Pasolini 30 milioni, un ritratto a olio? Eseguito, sì, un ritratto a olio. E un vecchio registratore Revox, questo è ancora utilizzato qui in Rai, per cui lo potevamo prendere noi. I Revox sono rimasti quelli negli anni, usato dalla Callas come esercizio, lei era solita riascoltare. Non è che magari sono delle bobine con cose mai sentite. Infatti, con 18 nastri. 20 milioni. I 18 nastri, bisogna vedere cosa contengono. Infatti, questo potevamo appropriarcene in qualche modo. Uno dei documenti più ambiti riguarda il forfè che la Callas dette dopo il primo atto della norma davanti al Presidente della Repubblica, cioè un foglio di carta scarabocchiato in tutta fretta da Meneghini per rivolgere confuse parole di scuse a Dronchi, e questo con una matita da trucco usato per le sopracciglia. Anche adesso capita che i cappati lasciano autografi con le matite da trucco, insomma. Infatti, c'è un telegramma inviato all'arcivescovo di Milano, che poi diventò Paolo VI, nel 57, Papa Paolo VI, e poi molti abiti, manichini... Questo sembrerebbe una gara di beneficenza, se non ricordo male, tra la Callas e la Tebaldi, questo sì. In cui era coinvolto Montini. Un kimono rosso-nero, milanista forse, la Gepier in pizzo nero, bellissima questa, color violetto con due piccoli nastri rosa, 9 milioni appena alla base d'asta. La pelliccia di Cincillà, rimodernata da Bicchi, nipote di Puccini, 54 milioni. Sembra che Bicchi era nipote di Puccini, sì. E questo, così la Callas è stata messa all'asta, è un po' macabra la cosa se uno ci pensa bene. Comunque. Non si sa chi ha acquistato queste cose. No, ma comunque moltissimi collezionisti esteri, soprattutto sai, come i dollari. Niente di queste cose va in Italia. Ascoltiamo la diventa la Lucia un po' la Camel Dance.
la Dinorà, insomma. Ecco qui la Dinorà con Maria Callas nella sua parte finale, e ecco il mito Callas è andato all'asta in questi ultimi due giorni. Di Meyerbeer, ombra leggera nella versione italiana, e ricordiamo anche che in questa messe, in questa sorta di valanga di dischi Callas che escono in continuazione, adesso è uscita anche una raccolta dedicata alle musiche da films, cioè la voce della Callas utilizzata in vari film, e si scoprono almeno 12 utilizzazioni diverse, da Trappola Mortale a Diva, La Mia Geisha, Basquiat, Copycat, Il Quinto Elemento. E però la cosa importante di questo disco è che nel cofanetto c'è una raccolta di foto inedite davvero spettacolare, cioè il cofanetto vale veramente le foto che si la trovano dentro. Sì, perché poi le decisioni saranno già note, insomma, in gran parte. Ci sono veramente foto mai viste della Callas in mezzo a quelle più famose, foto certo a colori, foto in bianco e nero, insomma, amanti della Callas siete accontentati, serviti. Questo è il vostro anno.